L'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà riprenderà domani pomeriggio a Bocca di Falco la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato che sarà domenica al Renzo Barbera contro la Sampdoria. Il rossonero, reduci dalla vittoria dell'Olimpico contro la Lazio, va a caccia di un successo per concludere in bellezza il torneo. Stefano Colantuono ritrova Cristian Zaccardo contro il biancocelesti assente per squalifica. Lo staff sanitario invece dovrà valutare ulteriormente le condizioni di Caserta e Biava. Tra mercato e momento attuale della squadra, il tecnico del Palermo, Stefano Colantuono, a Stadio News fa un'accurata analisi. Noi non cerchiamo nessun tipo di obiettivo, noi cerchiamo la prestazione domenicale. Se poi queste prestazioni, che mancano da qui alla fine, sono rimaste due, ci consentiranno di andare all'Intertoto, le accetteremo ben volentieri, ma non è che adesso noi dobbiamo fare, dopo tutto quello che è successo quest'anno, sembra chissà cosa dobbiamo. No, noi dobbiamo fare due belle partite. Se queste due partite ci consentiranno di fare i punti che saranno necessari o utili per fare l'Intertoto, noi l'Intertoto saremo felici di farlo. Io non sponsorizzo nessuno, perché questi sono giocatori che eventualmente li sponsorizzano da soli. Questo è un discorso poi molto complicato, perché non è dell'Atalanta, ma c'è un'altra squadra che ha il 50%, quindi non lo so. Doni è un giocatore che ho sempre definito importante, è un giocatore al quale sono per altre cose affezionato, ma al di là di questo è un giocatore che gioca bene, che fa vincere le partite, è un giocatore secondo me di grosso talento. Non ho mai nascosto il desiderio eventualmente di poterlo avere a Palermo, anche se poi non so se sarà facile. Torna a parlare il presidente Maurizio Zamparini. Argomento principale trattato? Semplice, calciomercato e quindi a Maurizio. Non è definito ancora nulla. È tracciata una strada, però non è ancora definito nulla. Non c'è nessun nodo. Adesso poi si è fatto male anche Secco in ospedale, per cui questa settimana dovrà incontrarsi con il mio direttore sportivo e poi vediamo. Di Zaccardo, di Barzani, regolamento la sera naturale. Ma Zaccardo è già andato, già una coppa di massima per l'estero, e Barzani penso che o Italia o estero lo farà lui, dipenderà da lui. Via quelli che mi ha detto adesso, non ci sono tante uscite ulteriori a Mauri, Barzani e Zaccardo, altre uscite penso che non ce ne siano. Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, cantava così De Gregori. Luca Di Matteo, giovane promessa rosanero, esprime le sue sensazioni dopo aver collezionato il secondo gettone in Serie A. Un'emozione stupenda, poi pensare che un mese fa in quello stadio hanno giocato gente come Cristiano Ronaldo, Rooney, gente di uno spessore importante, quindi mi ha fatto molto... molto emozionare. L'obiettivo nostro è stata la salvezza, che l'abbiamo raggiunta dopo la partita con la Juve. Poi abbiamo cercato di fare più punti possibili e di arrivare a fine campionato con qualche punto in più e vedere come si muoveva la classifica. Però il nostro obiettivo è rimasto la salvezza. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.